Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti, anche se avete 80 anni e non siete più dei ragazzi, non mi interessa. Benvenuti alla live di Ghost Recon Wildlands. Mi ha tolto il fucilone che avevo io. Ieri avevo preso un fucile da cecchino, l'avevo rubato a un tizio, era bellissimo. E nulla, appunto, benvenuti alla live di Ghost Recon, Ghost Recon, Ghost, io continuo a chiamarlo Ghost Recon, Wildlands, terre selvagge. E andiamo subito, subito, subito a iniziare qualche missione storia. Allora, siccome avevamo iniziato con la storia di Yuri e Polito, continuiamo con la storia di Yuri e Polito. Quindi andiamo qui e facciamo qualche missione storia, fermiamo il convoglio del Santa Blanca. Oppure facciamo quell'altra missione storia che raggiunge il garage di Elpolito. Abbiamo Andiamo. la posizione dell'auto di Elpolito. Rubatela, così i nostri tecnici potranno analizzare il suo GPS. Ok, come prima cosa rubiamo questo elicottero qua. Credo di non poterci. No, ci posso arrivare via fiume? Ora prendo il fiume. Ok, prendo la barca. Scusate il casino. Faremo trovare i rifornimenti ai ribelli. Ci divagheranno in seguito. Che tal? Ok, andiamo. Prendiamo quel motoscafo qua, esattamente questo motoscafo qua. Ma non voglio fare il passeggero, voglio guidare. Un attimo, guido io. Allora. Ci sono, andiamo. Allora, quando salgo su un veicolo ci metto sempre, cioè c'è sempre un piccolo momento in cui io vado a prendere il coso. Come si chiama? Il joystick. Perché non riesco a guidare con il mouse. Ho sbagliato fiume. Beh, iniziamo già benissimo. Mi trovo meglio con gli elicotteri, però dai, per una volta che possiamo andare via acqua. Andiamo via acqua. Lì c'è un'altra missione storia, però è per la storia quella più importante. Cioè, non è più importante, è semplicemente una storia differente. C'è un elicottero che potrei rubare per arrivare prima. Abbiamo deciso di farla via acqua, quindi la facciamo via con gli effetti particellari che non si vedono benissimo in live. Aia, sono un bel colpo. Ok. Allora, ho fatto un attimino di missioni secondarie e poi ho usato un trainer perché mi sono preso tutte le abilità che teoricamente si sbloccano semplicemente facendo sempre più missioni secondarie e prendendo punti abilità. Solo che appunto, onestamente, il gioco pesa 70 giga. Tenerlo sul mio computer non ho molta voglia, anche perché ne ho altri 100 di giochi. Quindi vorrei finirlo ed eliminarlo il prima possibile. E al netto di questo non volevo tenere appunto, per troppo tempo il tutto sul PC. Quindi l'ho sbagliato su questo. Appunto l'ho. Come si dice? L'ho. Ho accelerato un attimino la potenza del mio personaggio. Che poi in realtà non è che. È semplicemente cosa tipo il drone che ha la batteria infinita. Un po' di portata aumentata perché prima veramente non poteva andare da nessuna parte. Cioè cose di questo tipo, non è che ci ho fatto chissà cosa. Quanto siamo vicini? Ok.
dopo la seconda isola di Animo. Devo concludere. Ok, siamo quasi arrivati in zona. Forse anche un po'. Perché scendi dall'altra parte? Ma sei scemo allora? Cioè... Ok, bene. Prendiamo un veicolo. E andiamo dove dobbiamo andare. Devo anche fare così. 700 metri, devo farli a piedi. Questo è il garage. Fate un cenno se vedete l'auto di Polito. Roger. Dare la tragedia di un devastante. Il governo ha aiuta. Calma, va tutto bene. Ok, drone. Drone in volo. Ho un altro bersaglio. E tu ne sotto. Vedete che adesso non c'ho più la batteria che finisce. Ne ho un altro, sono 5. Vedo un bersaglio, ci sono molti civili vicini. Grazie al cazzo, sono in mezzo alla città. Ok, macchina dietro. Bersaglio marcato, ma c'è un civile vicino. Ehi, soldato del cartello! C'è un'arma fissa. Vicino alla cassa dell'attrezzatura. Marco un bersaglio, è vicino a quel civile. Quell'auto all'antifurto. Chi se ne frega se c'è un antifurto? Ma forse sono delle persone, sì. Hanno un generatore da qualche parte, no. Ok, va bene, abbiamo più o meno una panoramica delle... dei vari cattivi nell'area. Andiamo a farli fuori. Boom. Merda! Aprite il fuoco! Roger. Ingaggio. Bam.
Granata, come merda, culero. Ok. Eccola, vedo l'auto di Polito. Figa. Nessun bersaglio. Messa bene. È una macchina costosa. E c'è anche un preservativo nel cruscotto. Anzi, due preservativi. Senza dubbio è la macchina di Yuri e Polito. Anche con i preservativi di serie è pur sempre una gran macchina. Non l'ho mai capito lo sforzo dei narcos. Ti compri una macchina costosa, ci metti i cerchi cromati e poi la guidi nelle stesse cittadine polverose di prima. Di che è il tuo sogno? Un attimo. Aiuto. Raga. Figa, non si guida un cazzo. No. Mettiamoci all'opera. Di che è il tuo sogno? Possedere un'auto del genere? Macchina di lusso, abito elegante, solita strada, che senso ha? Aria condizionata. Di conseguenza, e la gente inizierà a crederci. Ok, abbiamo... Non è il primo colpo che prende questa scuola. Santa Blanca, convinta il pericolo. Quindi non andare troppo forte. Dove devo mettere? Ok, ora tocca a Bowman e all'ISA. Controlleranno il GPS dell'auto per capire dove possono nascondersi Yuri e Polito. Ok. Siccome non volevano dire che questa era una Lamborghini super leggera, eccetera, hanno messo un VS così molto Lamborghini style. Vabbè. No. Allora, nel frattempo, visto che qui abbiamo fatto quella missione lì, la ribellione di Pak Katari è a un passo dalla sconfitta. Se l'aiutiamo a risollevarsi, in futuro potremo contare sul suo supporto. Guido io la moto. Facciamo che non prendiamo la moto. Voi andate, io arrivo subito. Diciamo che mi serve questo. Andiamo. In realtà loro si materializzeranno dentro nel mio suono. Allora, adesso andiamo invece a fare altre cose divertentissime. Ai tuoi ordini. Figa, sparateli! Batto, tutto a posto. Quedate quieto. Non una mossa. Non mi serviva. Ok. No, facciamo che prendo un'altra macchina, no? Esci. Proviamo una macchina da qualcuno. Tipo una di queste due qua che vanno benissimo, che almeno non sono distrutte. Possibilmente questa. Attenzione, e ha funzionato! La
denuncia ha gettato le basi del loro rapporto. Un rapporto sadico e perverso. Come si dice in questi casi, l'amore è una cosa meravigliosa. Che cazzo? Quanto vuoi? Ah, era quello il confuso. Ai tuoi ordini, apri il fuoco. L'attrezzatura radio è in buone condizioni. Passiamo le coordinate ai ribelli. Ben fatto, compadres. Tutta la Bolivia ha sentito il mio discorso. È solo questione di tempo prima che il popolo si unisca alla nostra causa. Viva la rivoluzione! È un piacere aiutarvi. Ora, cosa ci dite su Yuri e Polito? Non ancora, temo. Quei due coprono bene le loro tracce. Ma i miei ci stanno lavorando. Presto sapremo qualcosa. Nel frattempo i miei fratelli rivoluzionari a Itaqua sono pronti ad aiutarvi se serve. Chiamate e verranno. Lo terrà presente. Ok, quindi abbiamo fatto tutto sto casino qui delle missioni storia per nulla. Ci manca ancora, ci mancano ancora dei pezzi come si dice, per avere un po' il quadro completo della situazione. In realtà cioè, abbiamo fatto tutto, non c'è più nulla da prenderci. Qui sono tipo solo delle leggende. Quindi mi sa che dovremmo comunque aspettare ancora un attimino prima di avere la cosa. Però per il frattempo andiamo a prenderci la medaglia bonus che c'è qua. Assaltiamo quel posto lì. Dov'è? Compadre, forse ho qualcuno che può informarvi su Yuri e Polito. Ti ascolto. Uno dei miei tenenti è riuscito a sfuggirgli. È scappato in un villaggio chiamato Culta. Invece di dare il mio uomo al cartello, gli abitanti l'hanno nascosto. Un vero atto di coraggio. In risposta, il Santa Blanca ha raso al suolo tutte le case e ha giustiziato gli abitanti. Tengono ancora in vita il mio tenente. Probabilmente per ucciderlo in modo ancora più doloroso. Capito? Stiamo andando a Culta. Ok. Un leader ribelle prigioniero nel villaggio di Culta potrebbe avere dati chiave sulla Yuri e del Polito. Salvatelo dal cartello e scoprite quello che sa. Andiamo. Ok. Esto es ese vato. Radio Santa Blanca, con DJ Perico. No, tornate su. Ok. Non ammazziamo così. Che bella la lampadina. Il problema è che c'è fica su ste strade, veramente non si riesce a guidarla però anche. Ma dai, ma pensavo si potesse tirar giù il bar. Cioè, distruggo i muri di pietre e non li pare. Ok, adesso andiamo a far fuori le persone dentro quel posto là. Nel villaggio. Allora, quella è una cosa che mi piace tantissimo di questo gioco
è la dimensione effettiva della mappa che... che abbiamo. Per quelle tue strade. No! Mi piace. L'unica rottura di balle è appunto lo spostamento. Ci hanno creduto fino a un certo punto. Prendo quello. Bello giallo, mi piace. Non li faccio salire, non li faccio salire. Lento come la fame. Almeno non è tutto scassato. Oddio, potrei salire, no? Dai, facciamo una cosa normale. Facciamo il giro con la strada. Allora, ho scoperto che per utilizzare i miei compagni devo tirare fuori il menu contestuale e dirgli di sparare, perché altrimenti loro non fanno nulla a meno che non siano proprio direttamente minacciati. Il che è un po' una stronzata, considerato che dovrebbe essere appunto intelligenza artificiale, però probabilmente hanno pensato che nessuno avrebbe, cioè in pochi avrebbero, l'avrebbero giocato il giocatore singolo, visto che è un gioco prettamente online in teoria. Però comunque una volta che poi gli dici di sparare, sparano pure bene, quindi ci sta, cioè sono un'intelligenza artificiale decisamente più intelligente di quella del computer, cioè sembra di livello comunque superiore. Ok, villaggio questo. Merda, non vedevo una cosa del genere dai tempi del deserto. Sacchi di sabbia, filo spinato, posti di guardia. I ribelli stanno facendo sudare il Santa Blanca. Ma a me ce l'ho stato qua. Non avrebbero mai pensato di dover schivare bombe e cecchini. Il karma a volte ti morde il culo. Io c'ero già stato qua. Ho fatto una strage. Con i mitra. Ho un altro bersaglio. Ero arrivato là con l'elicottero. Ho ammazzato tutti. Sapere che c'era una missione, non facevo tutto direttamente quella volta lì. Ne ho visti 10. Ce ne sono un po' di più. Serve un elicottero. Così li posso aggirare. Ok, sono... ne ho contate 15. Dovrebbero esserci. Basta, minchia. Allora, no, aspetta, vediamo una roba. Il drone è partito. Da dove siamo noi? Possiamo girare di qua, salire, aggirare, ammazzare questo e poi aggirarli e sparare da sopra. Ok. Sembra che Kulta stia ancora bruciando. Occhio alla ribelle prigioniero. Che non vedo di box. Ok, ora l'altro vede il corpo. Giù, prima che ti vedano. Le abbiamo fatte innervosire. Andiamo a sbattare. Guarda che sono scabroni. Merda, ci hanno visto. Che ci siamo stasera? A partire da me nel controllo. Vamo se si chiede che manda. Cazzo. Cazzo, vengono dritti verso di noi. Va. Merda! Ho una linea di tiro. Ingaggio.
Al mio via, fuoco! Ricevuto. Merda! Porca vacca! Meno uno! C'è ancora uno. Bersaglio abbattuto. Libero, voi tutto bene? Ehi, apri la porta, compa. Va tutto bene? Cosa vuoi da me? Yuri e Polito, quelli che ti hanno torturato. Siamo qui per fargliela pagare cara. Dici dove ti hanno portato. Non lontano, credo. Non ricordo molto. C'era silenzio. Da qualche parte in campagna. C'era un odore come di vecchie pellicce. Non so altro. Mi dispiace. Bene, almeno sono vicini. Gracias. Aiuto, aiuto! Tiratemi fuori di qui! Nomad, finalmente abbiamo trovato Yuri e Polito. L'ISA ha incrociato i dati del GPS dell'auto con la descrizione del prigioniero. Sono in un capanno di caccia. Pare che conducano lì i loro interrogatori potenziati. Mandaci le coordinate e ci pensiamo noi. Spediteli sottoterra. Fate in modo che soffrano. Ok. Abbiamo Yuri e Polito. Ora li andiamo. Dov'è che stanno? Sappiamo dove sono Yuri e Polito. È ora di ripagarli per quello che hanno fatto a Sandoval. Non mi importa cosa fate, basta che alla fine siano morti tutti e due. Guido io. Via, ci vediamo lì. Prendo l'elicottero perché voglio. Ci sono, forza. Non voglio arrivare da dove sei arrivato con la macchina. Ups, forse non dovrei scendere con la macchina. Vabbè, ho capito. Andiamo a piedi. Ehi, un momento, ci sono nemici nell'area. Largo un capitano. Bersaglio numero 3. Non ci sono. C'è un altro, sono 5. Merda, sa che gli stiamo sparando. E uno è andato. Prendete questa!
Sto facendo tutto sto casino per un elicottero, eh? Chiudiamoci. Granata! Chi se ne frega, dobbiamo andare a ammazzare quei due. Ci serve io. Ci le mitragliatrici di fatto. Allora cerchiamo di capire come. Ah, vabbè, stronzato. Tagliamogli le vie di fuga. Come vie di fuga hanno un elicottero e una jeep. Avviciniamo al capanno, occhi aperti. Occhio, abbiamo compagnia. I cecchini sopra. No. No, non ci sono. Carichiamo tutto. Carica innescata in posizione. Ah, no, non posso. Che palle. Entriamo. Occhio alle porte e agli angoli. Sandoval ha tirato le cuoia. Bowman dice che l'hanno tenuto in vita per 48 ore. Il poveretto ha resistito un colpo. È come se ci stesse aspettando, ma noi siamo tragicamente in ritardo. Non ero nessuno, niente. Non riuscivo nemmeno a immaginare una vita intensa e piena di amore come quella che ho con te. Ci siete? Aprite il fuoco! Ricevuto. Cazzo!
Uomo a terra, uomo a terra! Merda, 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 merda! Oh! Ma figa, aiuto! Gli altri due che cazzo stanno facendo? Terminati. Avete presente che nei film la gente dice sempre che la vendetta non dà soddisfazione, che non risolve niente? Certo. Beh, io sono al settimo cielo e mettere fine agli orrori di quei due piccioncini ci ha fatto guadagnare punti con i locali. Ci riaggiorniamo in caso di novità. Passo e chiudo. Ok. Scusa, il video è disponibile. Ho capito, ma dov'è il... Ah, ok, devo finire per un momento. Fanculo. La nostra security era finita sotto attacco. Ho iniziato a chiedermi se la Blaga, il capo sicario, fosse all'altezza del ruolo o se fosse distratto da quegli stupidi social media. Stai tutto il giorno a inseguire figa su internet e non fai il tuo lavoro? O è quello il tuo lavoro? No, Griffe. È mio fratello, sogno. Lo terrò in riga. La Blaga aveva ricevuto il mio messaggio. Troppo bene. Ai responsabili di questo sappiate che li troveremo. Per ognuno di noi che uccidete, uccideremo 10 civili. Il concetto di innocenza non esiste. Lo stupido non aveva idea del danno che aveva appena causato. Ok, quindi abbiamo ammazzato i due stronzi. Io ancora non ho più tocchi. E ora cosa dobbiamo fare? Vediamo. Allora, adesso abbiamo parecchie missioni storia differenti. Qui, dove c'è San Matteo. Che però è molto difficile. I teschi sono la difficoltà. Oppure possiamo andare a Okoro, dove c'è la produzione. Da l'emissario. E qua dove c'è l'influenza. E ammazzare, non mi ricordo chi. Ah, la carzita. Andiamo prima di qua. Di qua perché vedo soltanto due missioni storia. Uno e due. Trovate il codice di accesso alla fabbrica di cocaina Okoro. Quando avete il codice, entrate e spaccate tutto. Andiamo a distruggere una fabbrica. Avevo paura che se ne andassero con l'elicottero. Ok, andiamo.
Sì, ma quale elicottero per forza, perché comunque è altissimo. 7 km. E fare anche una roba, in effetti. Facciamo così. Bello lo spostarsi con l'elicottero e tutto, però il viaggio rapido è stato inventato. A parte che, cioè, vabbè, so che la prossima volta mi conviene andare con la cosa, perché è tempo che ci metti per arrivare con sto coso. Un attimo, guido io. Ancora pure notte. Ancora peggio. Ci sono, andiamo. Diciamo che qua andiamo in macchina. Ci devo riammazzare tutti per prendere quell'elicottero. Che cazzo! Diventa troppo complesso. Suave, sì. La 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 la. Sì, certo. Sappiamo già che cosa succederà. Ho sbagliato. Ho fatto la cazzetta. Non cadere, si può sempre scendere, credo. Scendi. Scendi. Di cocaina questo. Ah no, qua devo prendere le cose e prendere la distruzione di loro. Attenzione, vedo l'assistente. Occhio a dove sparate, ci serve che parli. Merda, ho sbagliato. Grande, scorto distrutto. Piano. Scorto distrutto. Tu. Cazzo, oh merda, oh merda. Abbiamo finito. Cazzo, mi sono fatto prendere. Dios mio, non uccidetemi, per favore. Famiglia. Il codice della fabbrica di cocaina, qual è? Ho due bambini, sono piccoli, i miei chiquitos, Gustavo e Felipe. Ho delle foto, ve le mostro. Non voglio vedere le tue foto, dammi il codice di accesso e basta. Ma che problema avete? Non vi piacciono i bambini, per caso? Cristo, vuoi tornare? Da Gustavo e Felipe, dammi quel numero. Ok, ok, è 654-375, ecco, giuro. Bowman, abbiamo il codice. Da caricare nel software di automazione della fabbrica. Ah, cazzo! Oh, dalle merda! Oh, merda! È stato quasi percettibile, rovinando la coca e bloccando le macchine che cercheranno di rimuoverlo. E Santa Blanca perderà un sacco di prodotto e la fabbrica sarà fuori uso per mesi.
Figa la fabbrica dall'altra parte della vera nazione. Non c'è. No, non c'è assolutamente un cazzo. Per prendere tipo un elicottero o qualcosa. Ma andiamo con la macchina. C'era la Lamborghini. Tipo che gliela rubo, l'ho distrutta. Quindi diventa un po' inutile. Allora, questa minaccia di diretta. Può neanche tagliare le strade sto gioco. Bello! Siamo bloccati. Non ci sono dei pali nelle vicinanze. Ok, di là. Se tagliano, capisco, ci prendere giù. In effetti facciamo prendere giù. E vabbè. Usciamo di sopra loro. Allora, voi ci vedete qualcosa o no? Scrivetemelo nella chat. Perché io guardando la, cioè il mio schermo, io vedo benissimo. Però se guardo allo stesso tempo nello schermo quell'altro, vedo tutto, tutto scuro, si vede quasi nulla. Quindi non capisco. Nella fabbrica distruggiamo i sistemi di controllo e le scorte di cocaina. Poi tagliamo la corda. Entriamo e spacchiamo tutto. Ricevuto. C'è un narco vicino al container. Attivo il drone. Hanno un sistema di difesa. Un altro bersaglio. Ho un terzo bersaglio. Ecco il cazzo, questo posto è enorme. Pare che abbiano trasformato un vecchio mattatoio in una fabbrica di cocaina. Sì, ma ho pensato che fossero le solite stronzate del cartello. Questa è roba seria. Non cambia niente per me. Più grossi sono, più il falò è spettacolare. Ci siamo intesi? Sì, ok, proviamo anche a vedere quanta gente c'è. Allora, perché ci serve sapere effettivamente cosa possiamo e non possiamo. Okay. Con questo siamo a 10. Ok. Loro sono già detto. Indietro, indietro! C'è
bersaglio con mitra. Ho avvistato un sicario. Non vedo nessuno. Controllate la pila di pneumatici. Allora scappano invece di avvertire i loro amici che c'è qualcuno che li vuol far fuori. Ho sollevato un vespaio. A posto, a posto. Ok, a posto. No. Attenzione, una torretta. Oh. Ehi, soldato del cartello, proprio dove c'è il container. Così ti verranno, fermati. Cassa d'armi qui. Pure grande. Ah, mi fa comodo. Palle. Ormai è giorno. Ok, ancora tutto bene. Ne vedo uno con i mitra. Un terzo. Merda. Ci siete? Aprite il fuoco. D'accordo. Non manderà spazioni. Chi è quello vero, già? Giù, apro fuoco su questi strozzi. Bersagli a terra. Helicóptero, a terra. Que sigamos de espera. A partir de la madre con todo. Vamos a ver si alguien se mata. ¡Dispare!
Vengono da questa parte. Che facciamo? Nemico a terra. Uomo a terra! Serve qualcosa di più potente. La K-47 è per lui. No, prenderò un qualcosa di più. Ah, ok. Però questa qua almeno... meno gettata, pochi danni in più, meno gettata. Mi serve qualcosa che abbia più gettata, possibilmente no. Va benissimo la K47 per lui. Porca troia, se non riesco. Fa culo all'elicottero. Ok, ora muoviamoci meglio. Vedo una scorta di cocaina. Nessun nemico. Qui abbiamo finito. Ok. Cazzo, allarme. Elicottero dell'unità, rinforzi nemici in arrivo. Qui è tutto libero. Elicottero, a terra. L'importante è che l'unità non si metta a sparare a noi. Possiamo andare. Tanto non siamo più là. Ok, ci siamo. Prima la sala di controllo. Ricevuto. I controlli sono andati. La fabbrica sarà ferma per mesi. E adesso? Ispezioniamo i magazzini, distruggiamo tutte le scorte di cocaina e poi ce la filiamo. Ricevuto. Andiamo. Cerchiamo delle informazioni. Porta aperta, distruggere la sala di controllo avrà sbloccato le altre. Se tacciate l'edificio, distruggete tu. Un momento. Oh cazzo, 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 cazzo. È una scorta, distruggiamola. Qui tutto libero. Cosa ho visto? Così? No. Torniamo al lavoro. Setacciate l'edificio e distruggete tutte le scorte che trovate. Roger. Ho innescato il C4. Carica innescata. Ho innescato il C4. Porta distrutta, andiamo.
Ok, ora dobbiamo entrare dove c'è effettivamente tutto il casino di gente che sta facendo. Ma non è un problema. Allora, ci serve un piano d'azione. L'abbiamo mancato, ci sta cercando. Non riesco a vedere. Andiamo. Hanno rinforzi. Carica innescata e in posizione. Ho innescato il C4. I nemici vanno nella direzione sbagliata. Porta distrutta, andiamo avanti. Merda, abbiamo rovinato una montagna di polvere. Qualcuno sarà molto incazzato. E l'emissario si sentirà con le spalle al muro. Dovrà uscire allo scoperto. A quel punto sarà nostro. Allora, ora facciamo una roba. Distruggiamo l'antiaerea. Aspetta, intanto c'è un elicottero. Siccome magari ci dobbiamo passare sopra, questa non conviene tenerla attiva. Carica innescata. 1, 2. Carica innescata e in posizione. Ok, l'antiaerea. Ci sono delle risorse. Dove sono? Qui. Fornimenti ci ingrazieremo i ribelli. Ok, ora. Ora. Perché non può. Cioè, può saltare qualsiasi cosa, può scalare le montagne, non può saltare un treno. L'elicottero è giusto. Adesso sto sbagliando strada. È giusto. Ah, ok, perché è giù di là. Vogliamo cercare qualche informazione? Paio di palle l'attività ostile. Allora, dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare qui. Abbiamo dati su un peschereccio convertito in laboratorio per la cocaina vicino a Puerto Grande. Trovatelo e distruggetelo. E poi dovremo andare a fare questa. Distruggere l'altra parte della cocaina del tizio. Per ora andiamo a spaccargli la barca. Mi metto io ai comandi. Io ci sono. Scusi, se li sperava di poterli beccare. Ha capito molto male. Pensa che bello fare sto fiume con la barca. Perché mi discende sulle montagne. Allora,
Ah, io pensavo fosse tipo in mezzo al mare. Avviciniamo all'obiettivo, facciamo in fretta. Saliamo a bordo, troviamo un modo di distruggere il laboratorio e ce ne andiamo. No. Merda, è il nemico! Curate! Cazzo, ci hanno beccato. Fuoco! Ci avete le mitragliatrici, ragazzi. Figa, li devo atterrare in faccia questi. No, aspetta, che qua c'è un altro. Va bene così. No! Cecchino, a terra! Ho innescato il C4. Cazzo. Cecchino, a terra, a terra! Perché non me lo fa usare? Minchia. Si è impallato. E arrivare imbecille. Bene. Oh. Oh. Capo, non abbiamo abbastanza cariche per affondarla. Idee? Tutto quello che ci serve è qui. Basta solo accendere il gas. Il gas è aperto, ora serve solo una scintilla. Poi tagliamo la corda? È come se tagliamo la corda. Cecchino! Raga! Dovete andare, forse non avete visto. Ah, ok, no, posso. Ah, ok, devo farlo. Ah, no. Ma vaffanculo, bastava sparare, ragazzi. Cioè. Tornate da me. Cecchino, al riparo. Roger, mi muovo. Vede il culo, questa barca sta per saltare. Oh, che bello. Far esplodere qualcosa mi illumina la giornata. Beh, l'emissario dovrà fare qualcosa e in fretta, altrimenti suo nonno lo scuoierà vivo. Alziamo la fiamma finché non frigge, così sarà il nostro. Rinforzi nemici in arrivo. Elicottero in arrivo. Ora gli faccio prendere come si fa. Il cartello ha un laboratorio per la pasta di coca in un impianto di lavorazione del pesce a Okoro. Trovatelo e distruggetelo. Andiamo. Allontaniamoci da qua. Ok.
Possiamo fare tutto questo giro qua. Conviene, secondo me, passare qua in mezzo e arrivare da dietro, così almeno il elicottero non ci sia. Qui abbiamo finito. No, ma ormai. Bello perché ci sono solo io sulla barca, gli altri non sono venuti sulla yacht. Ok. Non potevamo usarla tranquillamente come cazzo. No. Altri sicari in arrivo. Qua non possono venire. C'è una rete di tubi di scolo per gli agenti chimici. Potremmo usarli per entrare senza farci scoprire. Un secondo. Senza cosa? Senza farci scoprire. Merda, c'è un cecchino. Non c'è più. Ah, c'è ancora. Che palle. Mi serve un fucile con un mirino un po' più... Cristo. A quanto pare l'unità vuole farci fuori. No. Cazzo, cecchino! Ingaggio. No, pure? Ciao. C'è una rete di tubi di scolo per gli agenti chimici. Potremmo usarli per entrare senza farci scoprire. Non hai paura di tutte quelle sostanze chimiche? Dai, un paio di braccia extra possono anche fare comodo. Figa, vado nella. Il cecchino ci prende di mira. No. Per ora dobbiamo ritirarci.
Ok. Attenzione, ci sono nemici in zona. Qui c'è un arco, davanti al laboratorio. Drone in volo. Cecchino, in cima alla torre. Gli altri che avevamo ucciso prima, per fortuna, sono rimasti morti. Bersaglio numero 3. Con quello sono 5. Qui c'è l'allarme. Ce n'è un altro, sono 10. C'è un bersaglio con mitra. Ne vedo uno con i mitra. Quello è un generatore. Vedo dei pannelli luminosi da questa parte. Ehi, c'è un arco nei pressi della discarica. Attenzione, sicario armato di mitra, dentro il laboratorio. Ma vaffanculo. Vedo un arco armato di mitra nel laboratorio. Oh, il suo fucile è molto meglio del mio. Abbiamo sollevato un vespaio. Forse dovrei montare il silenziatore. Ci hanno beccato. Non è silenzio. Che chingamo se spera? A partire da madre con todo. Vamos a enseñarle a quien manda. Disparen. Ecco che arrivano. Che si fa capo. Granata. Merda. Ocra. Attenzione, civile a terra. Mi non ci vedo. Ci siete? Fuoco. Roger. Avviciniamo al bersaglio, prepariamoci. Dobbiamo entrare e distruggere i tini per le miscele e i forni. Senza quelli il posto rimarrà chiuso per mesi. Carica innescata e in posizione.
carica innescata. Ecco che arrivano. Ho innescato il C4. Carica innescata e in posizione. Carica innescata. Distrutto. E l'emissario dovrà tirare fuori la testa dalla sabbia o non avrà più un'operazione da dirigere. Sì, il piano è quello. Nomad, qui Pak Katari. I danni che avete fatto a Okoro hanno innervosito l'emissario. È terrorizzato di quello che penserebbe l'IAIO scoprendo quanta capacità produttiva è andata persa. Direi che non c'è male. Per colmare la differenza, l'emissario ha ordinato ai suoi uomini di occupare un ospedale a Okoro e di trasformarlo in un laboratorio per la produzione. Figlio di puttana. Dobbiamo impedire al cartello di impossessarsi dell'ospedale. È vitale per la gente di Okoro e per la mia. Ho mandato degli uomini a difendere l'edificio, ma non basta. Non dureranno a lungo senza aiuto. Capito. Dì ai tuoi che stiamo arrivando. Non hanno un elicottero in tutta la base. Allora, ok. Quindi dove dobbiamo andare? Qui. E l'emissario sta attaccando un ospedale locale e Pak Katari ha bisogno di aiuto per difenderlo. Decidete voi, ma aiutare Katari ora ci tornerà utile più avanti. Ah, ciao. Per un attimo l'ho vista brutta. Carica innescata in posizione. Minchia. Dai, ti saltai. Un po' di parkour. Ma qua lo fanno. Ci sono dei nemici. Tanto non ci vedono. Sono anche vedere quanto scappa. Apparentemente non possiamo. Stiamo andando là, all'ospedale che ha fatto diventare qualcosa di più. Ok, direi che siamo quasi arrivati. Sì, trasferirsi è un po' una rottura di balle, devo dire. Comunque adesso anche qua gli facciamo. Avviciniamo all'ospedale.
E l'emissario non ha ancora fatto la sua mossa, pare. Diciamo al capo dei ribelli che siamo qui. Sono con te, capo. Aspetta. Non vorrei riuscire a farlo atterrare, c'è un bel visivo. No! Atterra qui. Perfetto. Sì, dopo posso salire sull'elicottero. Ce la faccio. Sì. E posso sparare alla gente che arriva. Che tal, Compass? Giusto in tempo. Gli uomini di El Emissario sono in arrivo. Come va qui? Abbiamo portato via i dottori e i pazienti. Più qualche camion di medicine e vaccini. Così, anche se l'ospedale andrà perduto, avremo qualcosa per aiutare i malati e i feriti. E comunque, ci è nata mia figlia in questo ospedale. Quindi eccomi qui, cazzo, a difenderlo dal cartello che vuole trasformarlo in un laboratorio per la cocaina. Non c'è nulla di sacro per loro. Nulla tranne la morte. Per questo siamo qui. Gli uomini di El Emissario potrebbero attaccare da un momento all'altro. Posizioniamoci prima che inizino a sparare. Roger! Allora. Ok, cioè non devo. Ecco, questa è una di quelle robe che io odio nei giochi. Il loro tenente sta fuggendo. Porca troia. Ottimo lavoro, ripuliamo e andiamocene. Ok. Poca volontà. Tutto a posto. I nemici sono a terra, l'area è libera. Vabbè. Pare proprio che abbiate fatto un bel casino, Okor. Persino il sogno ha sentito dei vostri attacchi e ora vuole vendicarsi. Eliaio sta cercando di coprire suo nipote, ma si trova tra l'incudine e il martello. E il sogno esige una spiegazione da l'emissario, mentre Eliaio sta cercando di trovare una soluzione per tenere in vita il nipote. Ci serve qualcosa? Eliaio è stato al telefono. Dacci le coordinate, ci pensiamo noi. Granata! Ok. Libero, voi tutto bene? Andiamo a fare quello che dobbiamo fare. Dov'è? Qua. Occorre un casino. Ed è sogno vuole la testa. Qualcuno vuole spiegarmi perché stiamo estraendo l'emissario? Sappiamo che è arrivato dov'è grazie a suo nonno. Non è esattamente un pilastro del cartello. Hai un'idea migliore? Sì, lasciamo il bastardo al suo destino. Perché dobbiamo rischiare così tanto a Okoro? L'emissario è solo un pedone. Bowman punta a Eliaio. Se l'emissario sparisce, El Sueño dovrà dare la colpa a qualcun altro per quello che è successo. Se la prenderà con Eliaio, il che ci dà un'opportunità di catturarlo. Merda, quando Bowman vuole qualcuno non va per il sottile. Ci puoi scommettere.
Ok, allora. Non pensavo fosse così semplice, però mi sembra di più. Ah, il resort. Carino, ce l'ho già andato una volta, ho ucciso così. Eccellente. Congratulazioni per aver difeso l'ospedale dagli uomini di El Emissario. Mi ferisce un po' nell'orgoglio ammettere che senza di voi non ce l'avremmo fatta. Non ti preoccupare, Katari, segniamo tutto sul conto. C'è un'altra cosa. Prima che gli uomini di El Emissario attaccassero l'ospedale, uno dei miei ha caricato dei vaccini su un camion per portarli al sicuro. Purtroppo è stato fermato a un posto di blocco dell'Unidad, dove hanno confiscato il camion. Quei vaccini sono vitali. Il camion è alla base dell'Unidad, adesso. So che vi chiedo molto, ma francamente non c'è nessun altro in grado di farlo. Capito, faremo il possibile. L'unità va bene. Un camion di medicina ai ribelli. Dovete recuperarlo e farlo arrivare agli uomini di Katari. Faranno buon uso delle medicine. Ci sono. Allora facciamo prima quello. Che mi sembra una missione decisamente più veloce da fare, più facile. E poi come ultimo ammazziamo El Emissario. Anzi no, dobbiamo salvare. Porca troia l'unità. Ok, è difficilissimo adesso. No. C'è un bersaglio con mitra. Okay, sicuramente ci sarà anche qualcun altro. Ma figa! Ok, ancora tutto bene. Bene. Vediamo se si può entrare da qualche parte. Qui potrei andare di lì, no, però lì cade sicuro. Dobbiamo per forza entrare dalla parte 4, qua devo uccidere il cecchino. Ok.
Dobbiamo portare questi vaccini alla gente di Katari al più presto. Entriamo nell'avamposto, troviamo il camion e andiamocene. Ricevuto. Tac. Fuoco! Merda, Thank you.
giù, a terra, elicottero. Zona con pochi bersagli, il morto. Un attimo, guido io. Elicottero unità di pattuglia, occhio. Che figa, proprio un elicottero di mezzo. Guardate che è impossibile passare di qua. Si muove più il mio personaggio. Basta. No, non voglio che mi curino. Meno male. La rottura di coglioni di questi qui dell'Unidad è che c'hanno sempre ste... queste cose. Vaffanculo. Mamma mia. Merda, ci è mancato poco. Come adesso? Vedo un soldato dell'unità vicino alla torretta. Il drone è partito. Vedo un altro bersaglio. Cecchino su quella torre. Cecchino, in cima alla torre. Con quello sono cinque. Fantastico, mortai. Minchia, non si può salire da nessuna parte. Da... un soldato dell'unità da solo, nei pressi del camion. Non posso neanche... ho capito. Che rottura di barre.
No, sembrano essere meno rispetto a prima. Comunque, se riesco a prendere la posizione del cecchino, forse. Quello deve stare lì. Tutto ok, tutto ok. Non ho silenziatore. Ok, sì, ce l'ho. C'è un'arma fissa. Quindi 1, 2 e 3. Roger, raggiungo la posizione. Mi serve una posizione migliore. Capito, vado in posizione. Pronto ad andare. Bersaglio eliminato. Bersaglio marcato e un po' vicino ai civili. Ne ho un altro, sono 5. Bersaglio marcato, ma c'è un civile vicino. Bersaglio marcato, occhio a dove sparate. C'è un bersaglio con mitra. Roger, mi muovo. Roger, bersaglio marcato. Ho perso il mio bersaglio. Cos'è che devo fare? Oh, sì. Thank you.
Katari, qui Nomad. Abbiamo il pacco che avete chiesto. Lo stiamo consegnando ora. Benissimo. Guidate piano. Le fiale che contengono il vaccino sono molto fragili. Basta una curva azzardata e... Ho capito, faremo attenzione. Passo e chiudo. Ok. Andata sicuramente meglio di... Non si vede niente. Andiamo piano, che non si sa. Certo che, cioè, veramente. Proprio qua dovevano portare. Se non l'hanno rotto loro all'andata, scusa. Vediamo la velocità delle persone normali. Non posso lasciargliela ai ribelli qua. Voi portatelo lì. Andare piano. Mamma mia. No. Ok. Vediamo se riesco a portarglielo con il 100%. Katari, qui Nomad. Il pacco è stato consegnato, è tutto tuo. Grazie infinite. Ti sono debitore. Quei vaccini salveranno molte vite. Interessante. Missione storia importante, ma... Nemici nell'area, in campana. Andiamo subito giù di lì, così prendiamo l'elicottero per poi andare là. Occorre un casino, ed il sogno vuole la testa di l'emissario. Allacciate le cinture. Nemmeno Iaio può proteggerlo ora. Trovate l'emissario e portatelo dentro. Vediamo se riusciamo a trovare un accordo.
al solito io mi vado sempre a incagliare con la macchina. Ok. Madonna. Alcuni alberi sono resistenti. Andiamo. Ci sono un sacco di luce interruttori qua su. Potevo prendere le munizioni, ma... Oh, adesso andiamo veramente a prendere le munizioni. Dai, che siamo quasi arrivati. Unità dell'unità in zona. Forse è in risposta a tutto il casino che abbiamo fatto qui a Okoro. Ho un altro bersaglio. Un bersaglio? Ecco il bersaglio numero 5. Vedo un cecchino. Ne vedo uno con i mitra. Con questo siamo a 10. Porca troia. Dovrebbe esserci qualcuno. Siamo a quota 15. C'è un cecchino. Vedo un cecchino. Sono 20. Bersaglio avvistato. Minchia. Ok. Bersaglio con mitra. Porca. Non
tutto eliminiamo i cecchini. Che... ci è mancato un pelo. Allora, vediamo di eliminare anche l'altro stronzo sul tetto. No, non posso. Altro avremo problemi se dopo quelli dell'unità iniziano a chiamare l'elicottero come è successo prima. Non è proprio semplice cosa. Ci avviciniamo all'area bersaglio, preparatevi. Bowman non vede l'ora di mettere le mani sull'emissario, quindi occhio a dove sparate, ci serve vivo. Ricevuto. No! Fanculo! Aprite il fuoco! L'ho ucciso! E ormai! I stronzi sanno che siamo qui! Ci siete? Aprite il fuoco! Mi dà da mandato i rinforzi! Figurati! Come merda, culeros! Cazzo! Signore e signori, l'emissario ci è sfuggito. Ha preferito uccidersi che affrontare suo nonno. Che brutta storia. Abbiamo spinto noi a farlo. Avanti, basta stronzate, ha fatto una scelta. Dobbiamo controllare il corpo, vedere se ha qualcosa addosso. Ehi, un biglietto da suicida. Bowman, qui Noman. Abbiamo trovato l'emissario. È morto. Cosa è successo? Si è suicidato. Ha lasciato un biglietto al suo egno, si è addossato la colpa per la perdita dei laboratori a Okoro. Secondo Midas, non ha retto la vergogna di aver deluso suo nonno. Quel brutto idiota. Avevamo Egliaio in nostro potere, e ora? Forse non era quel disastro che credevamo. Non ha ceduto nel modo previsto. A volte succede. Le fai spesso queste cose? Faccio quello che serve per portare a termine le missioni, come voi.
Innovazione contro esperienza, tecnologia contro tradizione, gioventù contro anzianità, la gringa contro il ghiaio. Speravo che si sarebbero completati a vicenda, ma non andavano d'accordo. Erano troppo diversi. Sono anni che produco la cocaina così. Ed è questo il problema. Il nostro prodotto era ottimo, ma la domanda era in crescita. Non stavamo al passo. Non mi interessa come la fate. Scienza, tradizione, voodoo. Fatene altra. O troverò qualcuno che la faccia. Raga, ce ne andiamo. Ok, quindi... Ok, abbiamo eliminato due tizi. Ora andiamo a una delle cose. E chiudiamo qua. Dobbiamo seminarli. Perché sennò non salvo. Credo. Ok. Ottimo lavoro. La squadra ha inflitto un duro colpo al mercato della cocaina del Santa Blanca. Liberare l'ospedale con i vaccini ha salvato un sacco di vite innocenti. Facciamo del nostro meglio. Il cartello dovrà aumentare gli sforzi per compensare le perdite. Forse, ma se non pagano la gente, perdono la loro lealtà. Esatto. Ci sentiamo. Cazzo! Che cazzo! Porca merda. Ok. Oi, Yankee, cosa farà il cartello senza i laboratori della cocaina? Comunque peccato per l'emissario. Non credo fosse cattivo, era solo debole, sai? Vediamo se abbiamo delle nuove armi. No. Beh, ce ne sono tantissime comunque. Ah, ok, però queste qua le puoi sbloccare solo in alcune cose invece. Ok. E questo non si può modificare. Ok. Abilità. Ah, ok, non posso prendere nessun'altra cosa. Ok. Ok. Poi prenderemo anche l'ultimo bengala. Ok. Perfetto, e come al solito mettiamoci in un punto panoramico. Ok, quindi io vi ringrazio per aver seguito questa live lunghissima di 2 ore e 11 minuti. Se l'avete seguita tutta, complimenti a voi. Non so come facciate a guardare delle live così tanto lunghe. Posso abbatterlo? No. Non so come facciate a guardare delle live così tanto lunghe. Ma... ok. Vi ringrazio. E niente, io vi saluto. Vi auguro una buona cena se la state guardando live, visto che tra poco è ora di cena. E noi ci vediamo ad una prossima...
una prossima diretta, un prossimo video, non so quando, però a breve. E appunto, ancora grazie a tutti e noi ci vediamo. Ciao ragazzi.